Adesso, per quanto riguarda gli esempi e gli esercizi sulle applicazioni della teorema integrazione per parti, teorema integrazione per sostituzione alla ricerca di primitive, quindi al calcolo di integrali, questi li faremo in maniera esaustiva domani. Forse qualcosa inizieremo già oggi, però prima di fare sviluppare questo argomento, voglio completare la teoria del corso. Mi è rimasto un solo argomento da esplorare, che sono gli integrali impropri. Quando è che si parla di un integrale improprio? Allora vi ricordo che se f è integrabile secondo Riemann su R, ho generalizzato, ma lo scriviamo, questo implicava che f è limitata e nulla fuori di un intervallo. Questo, se vi ricordate, vuol dire sostanzialmente che il grafico di f, diciamo, fuori di una certa scatola deve stare sull'asse dell'ascissa, diciamo, o sta dentro questo rettangolo o fuori di questo rettangolo sta sull'asse dell'ascissa. Questo vuol dire limitata a nulla fuori di un intervallo. Ovviamente non bastava che fosse limitata a nulla fuori di un intervallo affinché, per esempio, la funzione di Dirichlet è limitata e nulla fuori di un intervallo, ma non era integrabile. Il problema però rimane: e se f non è limitata, quindi si può integrare una funzione non limitata o non nulla fuori di un intervallo? In certi casi la risposta è sì. Allora, sì, per poterlo fare, però, non si può fare con l'integrale di Riemann, per definizione, ma si deve fare in un altro modo. Allora, andiamo a introdurre questo argomento con l'integrale, quello che si chiama integrale improprio o, per meglio dire, integrale generalizzato. Facciamo il primo caso. Abbiamo una funzione f definita su una seminetta a più infinito. La prendo a destra, ma posso fare la stessa cosa a sinistra. A valori in R. Quindi prendiamo una funzione che non è nulla fuori di un intervallo, perché vedete, è definita stavolta su una semiretta. Non sto imponendo che sia fuori di AB. Quali sono delle ulteriori condizioni? Le ulteriori condizioni sono queste: f deve essere integrabile secondo Riemann su AB per ogni B maggiore o uguale di A, B appartenente a F. E poi esiste il limite per B che tende a più infinito dell'integrale tra A e B di F di X. In tal caso l'integrale tra A e più infinito di F di X di X è uguale, per definizione, esattamente a questo punto. Limite che B tende a più infinito dell'integrale tra A e B di F di X.
Oh. Facciamo attenzione però, perché in questa definizione sono nascoste delle insidie. Allora, andiamo a fare degli esempi. Esempi. Cominciamo col caso di una funzione f da a a valore, diciamo a più infinito, a valore in R, con f maggiore o uguale a 0, una funzione non negativa di segno costante. In questo caso è più semplice, perché questo limite qua, per dire che la funzione sia integrabile in senso generalizzato, e questo si chiama integrale in senso generalizzato, integrale improprio, dobbiamo anche imporre che il limite sia un numero reale. Perché questo limite potrebbe anche esistere, allora questo limite può esistere, essere un numero reale, non esistere, oppure potrebbe fare anche più infinito e meno infinito. Chiaro? Andiamo a vedere nel caso di una funzione positiva, supponiamo, sempre per ipotesi, che f sia integrabile secondo Riemann su a b per ogni b appartenente, diciamo, maggiore o uguale a, allora qui il limite per b che tende a più infinito dell'integrale tra a e b di f di x di x, io dico che esiste sempre, soltanto che potrebbe non essere finito. Perché? Se io vado a prendere la funzione f grande di b uguale all'integrale tra a e b di f piccolo di x in dx, com'è questa funzione come funzione della variabile b? È una funzione monotona, non decrescente. Perché? Perché se io prendo c, se c è maggiore di b, f grande di c è uguale all'integrale tra a e c di f piccolo di x in dx, che è uguale all'integrale tra a e b di f piccolo di x in dx, più l'integrale tra b e c di f piccolo di x. Ok? Se ricordate, c'era questa cosa. Ma siccome questo qua, siccome questo integrale qua è positivo, questo è più grande di f grande di b. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la nostra funzione è una funzione che, mano a mano che, in buona sostanza, io parto da A, la funzione è positiva, mano a mano che sposto B a destra, l'area al di sotto del grafico della funzione, tra il grafico della funzione e l'asse d'ascissi, aumenta. C'è un pezzetto in più. Ora però, quindi, che cosa vuol dire? Che questo limite esiste, questo limite è uguale all'estremo superiore dell'integrale tra a e b di f piccolo di x in dx per b maggiore o uguale di a, soltanto che questo estremo superiore io so soltanto che è un numero positivo, però potrebbe valere anche più infinito. Cioè la situazione, se ci fate un attimo a vedere locale, è perfettamente analoga a quella delle serie a termini di segno costante. Sommando una serie a termini di segno costante, la somma mi viene o finita o la serie diverge. La stessa cosa accade per gli integrali delle funzioni a termini, diciamo, alle funzioni di segno costante. Quando vado a fare l'integrale generalizzato, o questo viene finito oppure l'integrale diverge. Quindi se questo limite viene finito, diciamo che la funzione integrabile in senso generalizzato. Se questo limite fa più infinito, diciamo che l'integrale diverge positivamente.
Sì. Diverge positivamente. Quindi, se la funzione è disegno costante, quando vado a fare l'integrale in senso generalizzato tra A e più infinito, o l'integrale viene finito o diverge positivamente. Se la disegno negativo, o l'integrale viene finito o diverge negativamente. Se la funzione ha un segno qualunque, cioè non ha segno costante, l'integrale può esistere finito, può divergere positivamente, divergere negativamente, oppure oscillare, cioè nel senso che quel limite non esiste, esattamente come per l'esempio. Allora, andiamo a vedere qualche esempio. Andiamo a fare, cioè, l'integrale tra 1 e più infinito di 1 fratto x all'alfa in dx, dove alfa è un esponente positivo. Allora, questo chi è? Per definizione è il limite per b che tende a più infinito dell'integrale tra 1 fino a b di 1 fratto x all'alfa, uguale, per adesso supponiamo alfa diverso da 1, se alfa è uguale a 1 poi lo facciamo a parte. Questa che funzione è x alla meno alfa, quindi la primitiva chi è x alla 1 meno alfa fratto 1 meno alfa. Ovviamente per dividere per 1 meno alfa deve essere diverso alfa da 1, valutato tra b ed a. Quindi questo è 1 fratto 1 meno alfa per b alla 1 meno alfa meno 1 alla 1 meno alfa, che comunque l'esponente è diverso da 0. Okay. Adesso cosa succede? Quando faccio tendere b a infinito, ah scusate, ci manca il limite, quale limite che b che tende a più infinito uguale limite per b che tende a più infinito 1 fratto 1 meno 1. Ok, adesso quanto fa questo limite? Allora io ho due casi, se alfa è minore di 1 e se alfa è maggiore di 1. Se alfa è minore di 1, allora 1 meno alfa è positivo. Ma allora b elevato alla 1 meno alfa tende a più infinito. 1 fratto 1 meno alfa, d'altro canto è una costante positiva, perché alfa è minore di 1, quindi questo è positivo, quindi positivo per più infinito, questo limite fa più infinito. E torna, perché comunque ricordatevi che stiamo integrando una funzione di segno positivo, quindi il limite non può fare mai meno infinito. Se invece alfa è maggiore di 1, questo 1 meno alfa, l'esponente è negativo. Allora, se l'esponente è negativo e b tende a più infinito, vuol dire che è come che se b stesse al denominatore come esponente positivo. Quindi abbiamo 1 su infinito, quindi questo tende a 0. Ci rimane meno 1 fratto 1 meno alfa, quindi semplificando 1 fratto alfa, che è un numero positivo, e anche qua torna, perché quel limite
non può essere negativo, perché la funzione integranda, questa funzione integranda è positiva. Andiamo a vedere invece nel caso alfa uguale a 1. In questo caso devo fare il limite che b che tende a più infinito è l'integrale tra 1 e b di 1 su x in dx, ma questo altro non è che il limite per b che tende a più infinito del logaritmo di b, perché la prima linea di 1 su x è logaritmo, logaritmo valutato in b vale logaritmo di b, valutato in 1 vale 0. Questo limite fa più infinito. Quindi io che cosa posso dire, sintetizzando? Posso dire che l'integrale in senso generalizzato della funzione tra 1 e più infinito 1 su x alla alfa in dx fa più infinito, nel senso che diverge se alfa è minore o uguale di 1, e fa 1 fratto alfa meno 1 se alfa è maggiore. Quindi per esempio l'integrale tra 1 e più infinito di 1 su x quadro in dx fa 1 fratto 2 meno 1 fa 1. Oh, ovviamente negli esercizi noi non ci sogniamo di fare tutti i limiti, cioè i limiti li facciamo ma in maniera automatica, cioè quando vado a fare questo integrale qua, cosa dico? Dico che la prima idea di questa è la funzione meno 1 su x valutata a più infinito e valutata a 1. Ma valutata a più infinito, 1 su x tende a 0, meno 1 su x tende a 0, quindi la valutazione la faccio mediante il limite, vale 0. Valutata in 1 vale meno 1, siccome devo fare f di b meno f di a, 0 meno meno 1, 0 meno meno 1 fa 1, ed è esattamente come aver fatto tutti i limiti. Ok? Quindi io quando farò gli esercizi, l'integrale in senso generalizzato di 1 su x quadro farò così. Ok? Se invece devo fare l'integrale in senso generalizzato di 1 su radice di x in dx, qua dirò che la primitiva è 1 mezzo e 2 radice di x valutato a più infinito a 1, e qua mi fa più infinito. Però attenzione, attenzione, che questo discorso, cioè più infinito nel senso che diverge, però questo tipo di scrittura la userò con disinvoltura solo quando le funzioni hanno segno costante. Perché se vado a usare con disinvoltura questo tipo di, diciamo, di scrittura quando le funzioni non hanno segno costante, potrei avere dei problemi. Insomma, in buona sostanza, quando la funzione non ha segno costante è meglio dividere la parte positiva e la parte negativa. Oh, quindi cosa abbiamo dato per ora? Abbiamo dato la definizione di una funzione integrabile in senso generalizzato su una semiretta. Abbiamo detto la funzione deve essere integrabile su tutti gli intervalli del tipo a, b, poi deve esistere il limite per b che tende a infinito degli integrali. Se esiste, quello è l'integrale in senso generalizzato. Se la funzione in particolare è di segno costante, questo limite esiste sempre e può solo divergere positivamente. In particolare, come esempio, abbiamo dato l'integrale in senso generalizzato tra 1 e più infinito della funzione 1 su x all'alfa. Questo integrale converge quando alfa è maggiore di 1. Praticamente faccio anche graficamente, se io prendo la funzione 1 su x all'alfa, come è fatto il grafico? Scende a 0, la funzione è monotona decrescente, però se alfa è maggiore la funzione scende più velocemente, quindi più alfa è grande più è piccola quest'area, e infatti fino a 1 quest'area si mantiene infinita, da 1 in poi quest'area è finita, cioè per alfa maggiore di 1, non solo, ma effettivamente più è grande alfa si vede che quest'area è
è più piccola. Quindi nonostante, per esempio, la funzione 1 su x quadro, prendo f di x uguale 1 su x quadro, qui sotto, nonostante la figura sia illimitata, l'area che sta qua sotto è 1. Quindi anche figure illimitate possono avere area pari a 1 o pari a un numero finito. Quindi non è necessario affinché una figura abbia area limitata, però chiaramente l'area deve essere finita in senso generalizzato. Andiamo a vedere un'altra definizione, sempre in senso generalizzato, cioè il secondo caso. Secondo caso, allora stavolta F è definita da AB a valori in R ed F non è limitata nell'intorno di A. Come prototipo pensate stavolta alla funzione 1 fratto x alla alfa, però stavolta non tra non tra 1 e più infinito, ma tra 0 e 1. Ovviamente in 0 non la potete definire, però ottenete lo stesso, in questo caso la funzione è di segno costante, ottenete lo stesso una figura di cui vogliamo calcolare l'area, cioè qual è la figura, la figura compresa tra il grafico della funzione e l'asse della discesa. Allora, per poter sperare di calcolare quest'area in generale, non solo nel caso dell'esempio, ci vogliono anche qui delle ipotesi. Le ipotesi sono che F sia integrabile secondo Riemann in A più epsilon B per ogni epsilon positivo, cioè nel caso dell'esempio questo è vero, perché se io appena mi scosto da A, nel caso appena mi scosto da 0, l'integrale è certamente finito perché la funzione è finita. E poi deve esistere il limite per epsilon che tende a 0 da destra dell'integrale tra A più epsilon e B di f di x in dx. In questo caso questo limite deve essere un numero reale, si pone integrale tra A e B di f di x in dx esattamente questo limite per x che tende a 0 da destra dell'integrale tra A più epsilon e B di f di x in dx. Chiaro? Quindi allora qual è l'idea? Come al solito l'idea è: io ho dei problemi in un punto. Se vi ricordate, per avere una funzione integrabile secondo Riemann ci vuole sempre che il grafico della funzione deve stare dentro una scala. Allora, qual è l'idea? Prima l'idea era, nel caso precedente, l'idea era: prendo la scatola fino a qui, e poi ho una successione di scatole che invadono tutto R2 e faccio il limite. Il limite di che cosa? Dell'area che devo calcolare, ma solo quella che cadeva dentro la scatola. Però allargo la scatola e poi faccio il limite. Stavolta, siccome il problema ce l'ho,
vicino ad A, io cosa faccio? Prendo e calcolo quest'area, non, diciamo, non mi serve andare verso infinito perché la mia funzione è definita solo su 0 e 1, però io ho dei problemi vicino a 0. Allora cosa faccio? Faccio, invece di fare l'integrale tra 0 e 1, faccio l'integrale tra epsilon e 1. E poi cosa faccio? Ritengo epsilon e faccio tendere epsilon a 0 da destra. Da destra perché i problemi ce l'ho nell'estremo di sinistra. Se gli estremi l'avessi avuto nell'estremo di destra, avrei fatto l'integrale tra A e B meno epsilon e poi avrei fatto il limite per epsilon che tende a 0 da destra. Okay. Questo si chiama integrale in senso generalizzato. Ovviamente, se viceversa questo integrale, questo limite va più infinito, diciamo che l'integrale in senso generalizzato diverge positivamente. Se fa meno infinito, diciamo che diverge negativamente. Se non esiste, l'integrale non esiste. Chiaro? Okay. Andiamo a fare un altro esempio. Esempio, andiamo a fare l'integrale tra 0 e 1 di 1 fratto x all'alfa in dx, anche in questo caso. Allora, qui cosa succede? E questo è il limite per epsilon che tende a 0 da destra, l'integrale tra epsilon e 1 di 1 su x all'alfa in dx. Quando andate a fare questo integrale viene x alla 1 meno alfa fratto 1 meno alfa valutato tra 1 ed epsilon, quindi viene 1 fratto 1 meno alfa per 1 meno epsilon alla 1 meno alfa. Attenzione, questo per alfa è diverso da 1, ci manca sempre il limite. A quanto fa questo limite? Oh, attenzione che stavolta se alfa è minore di 1, 1 meno alfa è positivo, ma stavolta epsilon tende a 0. Allora se l'esponente è positivo ed epsilon tende a 0, epsilon alla 1 meno alfa fa 0. Quindi questo fa 1 fratto 1 meno alfa. Torna perfettamente perché vi ricordo che alfa è minore di 1, quindi questo è positivo e quindi può benissimo essere che quest'area sia finita perché deve essere di segno positivo perché stava di sopra della serie. Se invece alfa è maggiore di 1, allora questo esponente tende a questo esponente è negativo, epsilon tende a 0 da destra, quindi con meno davanti tende a meno infinito. Ma ricordandosi che 1 meno alfa è negativo pure lui, questo limite che è il rapporto tenderà a... quindi effettivamente ovviamente se alfa è uguale a 1 il conto lo dobbiamo fare a parte, quindi il limite per epsilon che tende a 0 da destra l'integrale tra epsilon e 1 di 1 su x in dx è uguale al logaritmo a meno logaritmo al limite per epsilon che tende a 0 da destra di meno, me lo porto fuori, logaritmo epsilon, ma per epsilon che tende, perché la primitiva è logaritmo 1 meno logaritmo epsilon, meno logaritmo epsilon, e quindi per epsilon che tende a 0 da destra logaritmo epsilon tende a meno infinito con meno davanti, anche qui tende a più infinito. Quindi in realtà possiamo sintetizzare che questo limite fa più infinito anche nel caso che alfa sia uguale a 1. Ok? Quindi possiamo, cioè per me, questo per meglio dire, possiamo dire che l'integrale da 1 a più infinito di 1 su, scusate, da 0 ad 1 di 1 su x all'alfa in dx fa più infinito se alfa è maggiore o uguale di 1, fa 1 fratto 1 meno alfa se alfa è maggiore. Quindi una funzione che ha un integrale finito in senso generalizzato si dice sommabile, come la serie. Quindi quando è che la funzione 1 su x alla alfa è sommabile? A infinito è sommabile quando alfa è maggiore di 1.
a 0, vicino a 0, è sommabile quando alfa invece è minore di 1. Se alfa è uguale a 1, non è sommabile né quando vado a infinito né quando vado vicino a 0. Cioè, ovviamente, per quale motivo qua è sommabile quando alfa è minore di 1? Perché? Allora, voi vedete, per esempio, prendete la funzione 1 su x. Adesso prendiamo la funzione 1 su x quadro. 1 su x quadro e 1 su x. Chi è più grande? 1 su x o 1 più su x quadro? 1 su x quadro perché x è minore di 1, x quadro è più grande, è più piccolo di x, 1 su x quadro è più grande di x. Viceversa, 1 su radice di x sta di sotto. Questo è 1 su x. Se vado a vedere 1 su radice di x, insomma, se x 1 su radice di x è più piccolo, 1 su x è più piccolo di 1 su x quadro. Qui, vedete, perché passando ai reciproci le disuguaglianze si mettono. Quindi è più facile che quando vado a fare l'integrale questo sia finito rispetto a questo e questo. Infatti, questo, l'integrale di questo fa più infinito, l'integrale di questo fa più infinito, l'integrale di questo invece fa 2. Perché ha uguale a 1/2. Chiaro? Quindi questo per quanto riguarda le definizioni. Ecco, facciamo un'altra. Prima di fare degli ulteriori esempi, di inquadrare qualche piccolo problema che danno questi integrali in generale, voglio fare un caso particolare. Lo scrivo sinteticamente, non sto a fare tutte le definizioni, vi dico solo come funziona in pratica. Allora, supponiamo di avere una funzione definita su tutto R tranne il numero finito di m. Allora, questa funzione come fa? Fa così. Allora, se vogliamo, se io vi chiedo di calcolare l'integrale di questa funzione su tutto R, voi cosa dovete fare? Allora, supponiamo che qua siamo a 2 e qua siamo a 5. Vabbè, chiamiamo A. Ok? Allora, voi dovete valutare queste aree. Vedete, qua la funzione è positiva, qua la funzione è negativa. Allora, qui avete un unico problema. Allora, diciamo che qua dovete andare a fare l'integrale tra b e più infinito di f di x di x. Nel senso del limite. E questa funzione, come vedete, continua su AB, scusate, su BC per ogni C, poi il limite per C che tende più infinito. E quindi rientriamo nel primo caso. Qui la funzione tende a meno infinito sia di qua che di qua. Allora, come si fa? Perché abbiamo problemi sia in A che in B. Si prende un punto, quello che mi pare, un punto c compreso, e allora cosa si fa? Si fa l'integrale tra a fino a c di f di x in dx, e poi si fa l'integrale tra c fino a b di f di x in dx. Fate attenzione che questo qua lo devo fare come limite per epsilon che tende a 0 da destra dell'integrale tra a più epsilon
e c di f di x di x, quest'altro lo devo fare come limite per epsilon che tende a 0 da destra dell'integrale tra c e b meno epsilon di f di x di x. Cioè io mi devo ogni volta discostare dal punto che mi crea problemi. Qua il punto che mi crea problemi è A, qua il punto che mi crea problemi è B. Poi i limiti si fanno uno alla volta, cioè i problemi si prendono uno alla volta. Questa è una buona norma anche per la vita di tutti i giorni, cioè i problemi si affrontano uno alla volta, non è che devo fare 3-4 cose insieme. Quando vado a fare 3-4 cose insieme posso avere dei problemi. Stesso discorso qua, qui ho un problema sia qui che qui. Allora cosa devo fare? Devo spaccare in un punto che lo chiamo t e dovrà fare l'integrale tra meno infinito fino a t di f di x in dx, poi l'integrale tra d e a di f di x in dx. Se tutti e 1, 2, 3, 4, 5 questi numeri sono finiti, faccio la somma e mi trovo. Se alcuni di questi numeri fanno più infinito e gli altri sono finiti, posso dire che l'integrale diverge positivamente. Se almeno uno di questi integrali diverge positivamente e almeno uno diverge negativamente, la funzione non è integrabile, perché a più infinito, meno infinito non si può dare alcun senso, neanche nel senso di dire che l'integrale diverge. Andiamo a fare un esempio, facciamo solo questo esempio e poi facciamo pausa. Andiamo cioè a fare l'integrale tra meno infinito e più infinito di 2x fratto 1 più x quadro in dx. Questa funzione qui fa così. La sua primitiva, una sua primitiva, è uguale al logaritmo di 1 più x quadro più costante. Questo è un integrale che abbiamo già fatto prima. Allora, come si fa questo integrale? Abbiamo detto, si deve separare. Dove mi vado a separare? In 0. Posso anche farlo in 1, non cambia niente. Posso farlo anche in un altro punto, però per comodità lo faccio in 0. Allora, se faccio l'integrale tra 0 e b di 2x fratto 1 più x quadro in dx, questo fa logaritmo di 1 più b quadro, che logaritmo di 1 x quadro in b fa logaritmo di 1 più b quadro in 0 fa 0. Quando b tende a più infinito, questo integrale fa più infinito e quindi posso scrivere che l'integrale tra 0 e più infinito di 2x fratto 1 più x quadro in dx, questo fa più infinito perché la funzione è di segno costante. Similmente, se vado a calcolare l'integrale tra meno infinito e 0 di 2x fratto 1 più x quadro in dx, questo fa meno infinito. Di conseguenza, qual è l'integrale di questa funzione? Non esiste, perché uno fa più infinito e l'altro fa meno infinito. Uno potrebbe dire, ma se io faccio l'integrale tra meno b e b di 2x fratto 1 più x quadro in dx, questo integrale, siccome la funzione primitiva è pari, valutata in b, valutata in meno b, è uguale, faccio la differenza, l'integrale viene 0. O se preferite, siccome la funzione integranda è dispari, faccio il grafico della funzione integrante qua,
Allora, siccome la funzione integrante è dispari, integrata tra meno b e b, l'area viene 0. Per b che tende a più infinito, uno è tentato di dire che questo faccia 0. Allora, questo modo di procedere esiste, ma ha un nome preciso, si chiama integrale in valore principale. E non lo farete quando vi servirà. Ma non è l'integrale, perché? Supponiamo che io invece di fare l'integrale tra meno b e b, faccio l'integrale tra meno b e 2b. Qua ci metto 2b. Allora, che cosa mi viene? Mi viene il logaritmo di 1 più x quadro valutato tra b e meno b. Quindi viene logaritmo di 1 più 4b quadro fratto 1 più b quadro. Se vi ricordate, la differenza dei logaritmi è il logaritmo del rapporto. Sarebbe logaritmo di 1 più 4b quadro meno logaritmo di 1 più b quadro. Stavolta, quando b tende a più infinito, che succede? Il limite non è più 0, ma quanto fa? Fa logaritmo di 4. Vabbè, al 2 logaritmo. Quindi, che succede? Che se io prendo questo insieme non simmetrico, il limite mi fa un altro numero. Se lo prendevo un po' più a sinistra, mi faceva meno logaritmo 4. Se lo prendo simmetrico, mi viene 0. Se lo prendo un po' spostato a destra, mi viene logaritmo 4. E allora quanto fa questo integrale? Vedete che non c'ha senso. Addirittura, se qua ci mettessi b quadro, qua verrebbe b alla quarta, perché la quarta su b quadro va infinito e questo va infinito. Allora il limite, se io faccio, invece di fare un... chi è che mi chiama l'ordine del medico, che quello là prima di fare il limite devo fare l'integrale esattamente simmetrico? Io devo fare un pezzo e poi mi allargo. Se questo pezzo lo prendo asimmetrico, oppure mi allargo in un modo diverso a destra e a sinistra, il limite potrebbe fare una cosa diversa. Secondo voi a che è dovuto questo fatto? Al fatto, vi ricordate il fatto dei serbatoi? Questo serbatoio è più infinito, questo serbatoio è meno infinito, allora aggiustando le cose io posso far uscire, calcolando un po' prima l'area positiva dell'area negativa, posso far uscire il limite che mi fa. È molto simile al problema che incontravamo con l'esempio a termini di segno. Se tutti e due questi integrali sono infiniti, questo cambiato di segno chi è? È l'integrale della parte negativa. Questo qui è l'integrale della parte positiva. Se l'integrale della parte positiva e l'integrale della parte negativa sono infiniti, allora ci stanno. Ok, pausa.